Ciao a tutti ragazzi da Marcello Chiemi 68. Ciao ragazzi, sono tornato sul canale perché dobbiamo portare un nuovo episodio su Farming Simulator 22. Allora ragazzi, abbiamo fatto una breve parentesi su Euro Truck Simulator, dove ho visto che comunque anche lì le visualizzazioni stanno salendo. Siamo arrivati a 85 visualizzazioni, questo mi fa piacere. E ho aperto una nuova serie portando un gioco completamente diverso da Farming, ETS2, che molti di voi conoscono, qualcuno magari no, però insomma l'ho voluto portare dedicando chiaramente diciamo parte del gioco a alcuni rimorchi un po' particolari. Ecco, fatta quella parentesi lì, che ho visto che anche quella sta dando un bel po' di successo, perché ho visto che le visualizzazioni comunque ci sono. Torniamo un attimino su Farming Simulator. Torno sulla Agro Nord, la mappa brasiliana che si trova in Sud America, dove ci eravamo lasciati, se non sbaglio, con l'ultima raccolta del riso. Siamo andati a fare l'ultima raccolta del riso. Oggi volevo chiaramente dedicarmi a un'ulteriore raccolta, ma non è quella del riso. Avevamo due campi pronti. Andremo a occuparci degli arachidi, ragazzi, degli arachidi. Abbiamo la possibilità di andare a raccogliere degli arachidi, che adesso vi mostro un attimo. Il campo da fare è questo qua, ragazzi. Vedete, questi sono gli arachidi, le famose noccioline, no? Che dovremo andare a raccogliere con la macchina. Chiaramente è stata modificata dallo stesso modo, con la macchina che si usa generalmente per raccogliere le barbabietole. Ecco, oggi andremo a fare questo lavoro qua, ma nel frattempo io ho voluto portarvi, chiaramente ecco la macchina è già pronta qua, tutto in affitto. Io nel frattempo ho voluto portarvi una mod che ha un po' suscitato il mio interesse, a un attimino fermato i miei occhi su questa mod, perché intanto vabbè, parliamo di un Fiat che adesso vi mostrerò. Eccolo qua, l'ho parcheggiato qua, lo mettiamo in moto un attimo, lo porto fuori, raga, lo portiamo un attimino fuori, eccolo qua, così ve lo faccio vedere. Ok, allora raga, il Fiat è questo qua, è un trattorino che è uscito qualche giorno fa, adesso io di preciso non so, comunque qualche giorno, 3-4 giorni fa. È un Fiat che insomma mi ha messo un po' di curiosità, perché ho detto è un Fiat, è un trattore old. Sapete che io amo l'old, a me l'old mi fa impazzire, io farei solo esclusivamente old, però non si può, è chiaro che è un gioco che questo deve accontentare un po' tutti. E ho detto vabbè, andiamo a prenderlo, chiaramente, perché così lo faccio vedere anche ai ragazzi. Allora, il trattore in sé è molto bello, fatto bene, insomma non è male, direi. Il trattorino è molto bellino, c'ha delle belle forme, insomma è bello. C'è la possibilità di averlo molto realistico, di conseguenza parliamo di 90 cavalli, che ci può stare all'epoca, 90 cavalli ci possono stare, 90-100 cavalli, massimo 120 cavalli, ma già è troppo, 90 vanno bene per un trattore simile. E poi c'è quello che non è molto realistico, perché parliamo di 250 cavalli. La mod si trova chiaramente nei trattori piccoli, ragazzi, ve la faccio vedere. Eccola qua, sono questi due trattorini qua, vedete? E che io adesso vi faccio vedere, eccola qua, abbiamo la possibilità di mettere chiaramente la cabina. E qua mettere, vedete, parte da un minimo di 65 cavalli, che potrebbe essere abbastanza realistico, perché i trattori dell'epoca, parliamo di quella cilindrata lì, e poi saliamo a 200, qua è 200, questo qua è 200, vabbè, questo è poco, non è proprio per niente reale, perché un trattore così 200 cavalli vuol dire che o ci hai messo le mani e l'hai mega preparato, o di realistico non c'è niente. Mentre questo qua, raga, questo dovrebbe arrivare a 250, eccolo qua, vedete, 250 cavalli. Che ora voglio dire, se
A noi non ci interessa del realistico e vogliamo giocare, basta avere il trattorino, lo possiamo usare anche così. Se invece siamo di quelli perfettini che non deve uscire fuori una virgola dal gioco, deve essere tutto perfetto, allora chiaramente andiamo a mettere i nostri 90 cavalli, che ci può stare un trattore del genere, 90 cavalli, da un minimo di 60 a un massimo di 90 cavalli, non di più, ecco. Però chiaro che poi ognuno di noi, probabilmente il motor ha fatto il ragionamento che sto facendo io, nel senso che ha detto: ragazzi, se siete quelli matti, malati, con tutto rispetto chiariamo, quelli matti, malati per il realismo, ci abbiamo la cilindrata che fa per voi. Se c'è quelli che del realismo se ne fregano poco e vogliono comunque un trattorino Fiat ben fatto e tutto quanto, però che abbia un po' di cavalli, perché magari come nel mio caso gioco in territori un po' dove ci sono delle pendenze che i cavalli mi fanno veramente piacere, allora possiamo usare un trattorino del genere con tanti cavalli. E il ragionamento che ho fatto io, ragazzi, questo è un trattorino, io gli ho messo 250 cavalli perché comunque nelle pendenze dove sto giocando io tanti cavalli mi fanno molto piacere. Al di là dei cavalli, che voglio dire può essere una cosa facoltativa, ragazzi, ripeto, chi è amante del realismo mette i cavalli originali, chi del realismo ci guarda poco. Io parlo per la mappa, perché io qua con 60 cavalli ci farei veramente poco con le pendenze che ci sono. Diciamo che la mia è una necessità, però nello stesso tempo c'ho un trattorino Fiat, un trattorino ben fatto, un trattorino bellino che si addice alla mappa, e ci metto 250 cavalli solo per necessità della mappa, perché insomma l'avete visto anche voi che si fa fatica a lavorare in questi territori. Dunque questo è un trattorino che oggi vi volevo portare, che ha queste caratteristiche qua. Ecco, adesso voi nei commenti scrivetemi cosa ne pensate. Insomma, il discorso dei cavalli realistico o non realistico ve l'ho appena detto, è inutile che me lo scrivete, però io parlo del trattorino in sé, non è male, è abbastanza bellino, e si può mettere anche il carico frontale. Volendo possiamo mettere anche il carico frontale, ve lo rifaccio vedere un attimo, se non mi ricordo male dovrebbe avere anche il carico frontale, se non ho visto male, vediamo un po'. Il discorso dei pesi, allora aspetta un attimo, ah, eccolo qua, no, questi sono i parafanghi, questi sono i fari, ecco qua, vedete, potete mettere i carichi frontali, volendo si può mettere chiaro il peso, rotto da via, mettete i carichi frontali, eccolo qua. Potete mettere anche il carico frontale, insomma potete gestire il trattorino come meglio credete. Io presumo che il modder abbia fatto un lavoro del genere per avere libertà di scelta, farlo con la cilindrata che volete, mettere il peso o no, mettere il carico frontale, insomma questi trattori che mi ricordo io, alcuni sì ce l'avevano il carico frontale, però non mi sembra il Fiat avesse, almeno sti modelli qua avessero il carico frontale, magari mi sbaglio, non lo so ragazzi, però mi suona un po' strano che un Fiat del genere aveva anche il carico frontale, però voglio dire magari il motor ha fatto, accontentiamo un po' tutti, chi lo vuole fare lo fa, chi non lo vuole fare lo tiene originale, ecco questo è il discorso presumo che abbia fatto il motor. Perciò ragazzi nei commenti non scrivete me, ma la cilindrata sì, la cilindrata lo so anche io che non è originale, però io lo faccio chiaramente per una questione di bisogno in questa mappa, perché lo vedete anche voi i problemi di pendenze che abbiamo. Ok, detto questo ragazzi io direi di passare alla raccolta, organizzarci, butto fuori un rimorchio, buttiamo fuori un rimorchio che è sempre della Bossini, ma chiaramente non vado a mettere quelli grossi, ecco vado a mettere una roba del genere, così usiamo anche il nostro trattorino, no vabbè lasciamo così, no neanche, guarda noleggiamo questo, proviamo a usare questo, vediamo se funziona, di conseguenza abbiamo anche il camion, che anche quello dovremmo andare a provare. Ok ragazzi, perfetto. Anche oggi sono col volante, raga, usiamo anche un po' il volante che ogni tanto fa piacere. Ci andiamo a agganciare il nostro Bossini. Magari
magari se ti fermi un altro. Ah, mezzi vecchi comunque freni zero, raga. Ok, ci siamo. Vabbè, questo momentaneamente lo possiamo... Ah, vabbè, lo metto in strada, ragazzi. Lo mettiamo in strada perché comunque abbiamo delle strade. La strada in mezzo ai campi, lo possiamo lasciare qua. Io avevo già preparato il Fiat 190 per passare la trincia, per cominciare a pulire anche questo campo. Però oggi andiamo... Vediamo un po' il tempo che riusciamo a utilizzare, se riusciamo a fare entrambi. Intanto oggi ci occupiamo di... questa raccolta qua, ragazzi. Allora, vado a prendere il macchinario, ragazzi. Non ho preso quello, diciamo, piccolo, manuale, ossia questo. No, ve lo faccio vedere un attimo, perché sennò rischiamo veramente di fare notte, perché volendo potevo prendere anche... No, aspetta. Dunque, scendi giù, no, perché? No, allora, aspetta. Ma è questo. Ecco, non sono andato a prendere questo macchinario qua, ragazzi, perché facciamo veramente notte. E ho detto vado a prendere il macchinario completo, affittiamo quello completo, che ci muoviamo un po' più velocemente, perché questo ogni 2-3 minuti dovrei scaricare e riempire di nuovo, cioè non ci passa più veramente, ragazzi. Dunque sono andato a prendere il macchinario proprio quello grosso, così facciamo una roba abbastanza veloce. Eccolo qua. Ok, allora mettiamo in moto, lo portiamo chiaramente là vicino al campo. Oggi andiamo a raccogliere gli arachidi, ragazzi, le noccioline, le famose noccioline. Questa mappa ci delizia di una coltura un po' diversa dal solito. Speriamo di ricordarmi come devo di spiegarla. No, non c'è verso. Ecco, incominciamo. Sì, vediamo un po'. Mamma che balle, ogni volta sti problemi, ragazzi. Vediamo. No. Com'era più per ti spiegarla? Vediamo un po' se mi ricordo. Ah no, qua è per entrare. Questa esco. Aspetta che mi sa che... No, questa è la lama. Ah, allora, ok, forse ci siamo, raga. Ok, perfetto. Dovevo solo cambiare il triangolo dal mezzo alla lama. Ecco che si sta dispiegando, perfetto. La facciamo aprire. Ok, ci siamo. A sto punto... No, a sto punto... Eccoci qua, ci siamo, raga, ci siamo. Via che si parte. La raccolta degli arachidi, ragazzi, la raccolta delle nostre noccioline. Andiamo belli tranquilli. Eccole qua, le nostre prime noccioline salgono a bordo della nostra macchina. La raccolta inizia, raga, ci siamo. Una cosa un po' diversa, una roba un po' diversa con le nostre noccioline, ragazzi. Ecco, questo è il campo che avevo fatto qua, era tutta boscaglia, ve l'ho detto più di una volta nei vari gameplay che sono andato a fare, e oggi andiamo a occuparci di questo raccolto qua, questa novità, gli arachidi, ragazzi. Bel campetto anche questo, come vedete una serie di pendenze. Ecco perché, tornando al discorso del nostro Fiat, ho scelto di mettere... Anche se non sono realistici, lo so anche io, ragazzi, che non sono realistici, però insomma, diciamo che in un contesto del genere ci fanno molto comodo. L'ho voluto provare, l'ho voluto prendere in affitto, fatemi sapere se il trattorino vi piace. A parer mio non è male, non è male. Io sono, ecco, ripeto, sono dell'idea che il modder
ha fatto una cosa per accontentare un po' tutti, ecco, poi è chiaro che se c'è quello pignolo dice vabbè, ma ok ragazzi, fatelo realistico, nessuno vi dice niente, ci mancherebbe altro ragazzi. Intanto noi andiamo avanti con la nostra raccolta, portiamo avanti la raccolta degli arachidi ragazzi, ecco qua, vabbè, sì, un po' di problemi sulle pendenze ce li avremo. Ok, ce l'ho fatta, qualche problemino c'era, è chiaro che con queste pendenze non è facile lavorarci, però insomma dai, pian pianino. Insomma, pensavo anche peggio, sinceramente ragazzi, pensavo anche peggio, invece come vedete il macchinario lavora abbastanza bene, non è male. Allora, adesso io devo sollevarlo un attimino, no però aspetta, la lama devo sollevare, ok, perfetto, così faccio manovra, ottimo. Spazio di manovra non è che sia eccessivo, però dai, ce la facciamo. Perfetto raga, riabbassiamo la nostra lama e si riparte raga, si riparte, via, andiamo, noccioline a go go ragazzi, noccioline a go go. È una coltura un po' diversa dalle altre, ecco, io ho cercato subito di portarvi le colture che la mappa ci mette a disposizione. Chiaramente non ne abbiamo tantissime, come nella cascina del latte, che la cascina del latte, la mappa polacca, ci delizia veramente di tante colture, vabbè, e qua ci accontentiamo insomma quello che riusciamo a fare. Ok, dai, abbastanza tranquillo, vedo che insomma più di tanto problemi dal nostro macchinario non ne ha, vedo che raccoglie abbastanza tranquillo. Ecco ragazzi, se già ci metteremo un po' di tempo con questa, provate a immaginare se usavo quella da attaccare al trattore quanto ci avremmo messo. Dunque ho scelto di usare questa perché ho detto sennò veramente rischiamo di fare notte. Anche perché insomma, nonostante tutte le pendenze che abbiamo, vedo che il macchinario comunque lavora alla grande. Io non ho capito se quella è erba o aspetta un attimo, perché fammi capire un secondo, vediamo un po'. Ah no, era raccolto, non era erba. Bene, stiamo arrivando a zona pollaio ragazzi, probabilmente andremo a triturare la povera gallina, la gallina. E dai, pian pianino ce la stiamo facendo. Allora, spostatevi, niente, non si spostano neanche a morire, aspetta a entrare in campo, se non vuoi finire in mezzo alle noccioline. Qua dobbiamo un attimino dal pianino. Allora, vediamo un attimo, ci sono gli alveari, devo un attimino una piccola manovretta. Vado a fare una sorta di capezzale in modo da poterci un attimino gestire. Mi scusi, abbiamo le galline un po' in mezzo alle balle, raga. Ok, dai, penso che a sto punto
Perfetto, ti diamo su nuovamente la lama, raga. No, ah ok, scusami. Ok, e ci rimettiamo in posizione in modo pronti a ripartire. Ecco, ho voluto fare una sorta di capezzale. E un po' di lavoretti da fare, era normale, chiaramente appena la farm diventava operativa, poi le cose da fare arrivavano, chiaramente. E quello che sono riuscito a fare, siamo diventati meno male operativi con questi due campetti, poi andremo avanti. Ragazzi, io vado avanti, oramai non sto neanche lì a cambiare mappa, vado avanti con queste due mappe perché insomma tra non molto, qualche mesetto dovrebbe, siamo addirittura d'arrivo con il nostro Farming 25, non sto chiaramente neanche lì a cambiare mappa, non ne vale la pena ragazzi, porto avanti queste due, l'Agro Nord e la Cascina del Latte, e poi ci troviamo direttamente ad analizzare un attimino Farm 25 con un sacco di novità ragazzi, perché da quel poco che ho visto, perché lo sapete io non voglio insomma rovinarmi il fattore sorpresa, perché mi piace molto anche il fattore sorpresa, poi però qualche usina l'ho vista anche io, però da quel poco che ho visto ragazzi, secondo me Farm 25 è tanta roba, veramente tanta roba ragazzi. Infatti non vedo l'ora di poterlo giocare, di poterlo portare, di poterlo analizzare insieme a voi, insomma sapere anche il vostro parere di cosa ne pensate di questa nuova edizione del Farming 25. Io nel frattempo, ripeto, per chiudere in bellezza Farming 22, che comunque sia, mi ha dato un sacco di soddisfazioni, perché alla fine io mi sono divertito tantissimo e continuo a divertirmi con questa edizione Farming 22. Cerco di chiuderla in bellezza portando due mappe e poi ci troviamo chiaramente su Farming 25. Bene ragazzi, siamo più della metà con il nostro bel macchinario, col trattorino, faremo due viaggi per scaricarlo. Ok, ci siamo anche qua. Io qua volevo un po' tagliare sta punta, se riesco, vediamo. Le nostre noccioline, ragazzi. Le nostre noccioline. Allora, tiro su un po' la lama, così ci facciamo la nostra solita manovra. Ma io a sto punto ragazzi cominciamo anche, per non girare solo attorno, io direi di aprire il campo in due, raga, per il campo in due, cercando di andare il più dritto possibile, speriamo, ecco, una roba del genere. Più o meno dritto, e poi insomma è chiaro che si fa il possibile ragazzi, però volevo aprire il campo in due, così al massimo se voglio portare il trattore dentro il campo non andiamo chiaramente a calpestare il raccolto, non sia mai ragazzi, che brutte robe. Purtroppo tutt'oggi continuo a vedere video di colleghi che vanno per scaricare il macchinario o la trebbia o quel macchinario che stanno usando, vanno col trattore sopra il raccolto. No ragazzi, non fate ste robe, non fate ste robe, perché nella realtà non viene fatto, siamo in un simulatore, voglio dire, quel poco di simulazione che vogliamo fare cerchiamo di farla come Dio comanda, dunque evitiamo di andare col trattore o con il camion, qualsiasi mezzo usate per scaricare i nostri macchinari, sopra il raccolto, non è bello da vedere ragazzi, piuttosto fate come faccio io, vi aprite un varco in mezzo al campo
e dopo entrate col trattore. Ok, perfetto raga, tiriamo su un attimino la lama così faccio manovra nuovamente e andiamo avanti con la nostra raccolta di arachidi. Oggi noccioline a go-go, ragazzi, se voi volete scimmiare, scimmiatevi. Diamo noccioline a go-go. Allora, ecco, vedete già la cosa bella che abbiamo il condotto dalla parte pulita. Ecco qua, riabbassiamo la lama, via, si parte nuovamente, ragazzi. Se troviamo una gallina dentro non è un problema, penso di averla appena triturata, però vabbè. Ecco, raga, non ci vuole niente. Aprite un varco in mezzo al campo, avete il terreno già pulito, in modo che così se volete entrare o con il camion o comunque con il trattore avete lo spazio per poterlo fare e evitate chiaramente di salire sopra il raccolto, non fate quelle robe lì ragazzi che non sono belle. Bene ragazzi, io direi che ci siamo quasi, ci siamo quasi in dirittura di scarico. Vediamo, mi fa fare tutto il campo? E mi sa che ci fa fare tutto il campo, raga. E insomma, ce ne sta di roba qua dentro, eh. Se non sbaglio 30.000 litri. Se non sbaglio 30.000 litri. Vabbè, oh, facciamo tutto il campo, non è un problema. Dai che ce la fai, ciccia. È un po' di... Abbiamo, guardate le pendenze di questo campo, paura, veramente, ragazzi. Però ci sta, a me piace queste cose qua, a me i campi squadrati e piatti, ragazzi, veramente, perdonatemi il francesismo, mi fanno cagare. Però è la verità, ragazzi, a me i campi, le fattorie con i campi squadrati, per l'amor del cielo, qualcosa di veramente orribile. Ok, ci siamo sparati tutto il campo, raga, ci siamo sparati tutto il campo, ci rimettiamo perché ancora non siamo pieni, manca pochissimo. Ottimo, ci siamo quasi, raga. Boh, ci mettiamo da questa parte. Un attimo che abbassiamo nuovamente la lama. Ok. Via, e si va nuovamente. Ragazzi, sto usando il volante perché qualcuno di voi mi ha chiesto di usare il volante, mi ha detto Marci ce l'hai, usa il volante. Ok, perfetto, avete ragione. Io ve lo dico sempre, ragazzi, là dove posso accontentare le vostre richieste cerco di farlo sempre nel migliore dei modi, perché mi fa piacere anche chiaramente i consigli che mi date voi, ci mancherebbe altro. Ci dovremmo essere quasi, raga, ci dovremmo essere quasi. 97%. Se non sbaglio, sì, adesso 98. Ok, ci siamo raga, ci siamo, fermati qua. Allora, adesso dovrò picchiarmi per aprire il condotto, vediamo se riesco subito. No, ecco, già non riesco. No, vediamo così. Ok, ce l'ho fatta raga, ce l'ho fatta. Bene, andiamo a prendere il nostro trattorino. Eccoci qua. Allora. Tanto qua possiamo passare perché è un campo che devo lavorare, dunque non ci crea nessun problema. Andiamo a scaricare il nostro macchinario che è là in fondo. Allora, aspetta, mi scusi signora gallina, dovrei passare. Niente, raga, non c'è niente da fare, non si spostano neanche a morire. Bene,
Dai, non male, non male tra Torino. Ecco, una delle cose che io amo, ragazzi, veramente, quando vedo queste mod qua in particolare, che le buttano fuori, magari si concentrano sul pezzo perché devono, insomma, cercare di farlo il più possibile, diciamo, vicino a quello realistico, ai trattori di questo genere realistici, e poi vedo il fumo bianco. Ragazzi, no, 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 no. Chi fa il modellismo, se vogliamo essere originali e portiamo un trattore di queste dimensioni, cioè di queste caratteristiche, un trattore old, un trattore antico, un trattore datato, il fumo deve essere nero. Il fumo deve essere nero, ragazzi. La tecnologia che abbiamo oggi sui mezzi, allora non c'era, non sapevamo neanche cosa voleva dire. Dunque, ragazzi, non ostinatevi a fare un trattore del genere e mettere il fumo bianco. Non ha senso. Non ha senso. Fumo nero, fumo nero. Ok, raga, vediamo se riusciamo a scaricare. Speriamo che non sia un problema. Parte, eh? Sì, che parte. Via, noccioline a gogo, ragazzi, noccioline a gogo. Chiaro che dovremo fare due viaggetti per scaricarla. Eccole qua, le nostre noccioline. Riesco io a girarmi qua, vediamo. Sì, dai, ce la facciamo, ce la facciamo. Spettacolo, andiamo a scaricare nel silos. Ecco, provate a immaginare, per quello vi dicevo, l'ho fatto mettere 250 cavalli, anche se non è realistico, lo so anche io che non è realistico. Però, ragazzi, in una mappa così a me i cavalli mi fanno veramente piacere. Provate a immaginare se io mettevo 60 cavalli, già con il Bossini carico così, secondo me il trattore si sedeva. Dunque, giusto per una questione di bisogno. Poi lo so anche io che non è realistico, però, ragazzi, l'importante è avere un trattorino, dai, di questo genere qua, che tira, che vada bene in un contesto simile. Allora, qui facciamo così. C'ha anche una bella sterzata, ragazzi, e devo dire che c'ha anche una bellissima sterzata. Io mi devo decidere a portare via i bancali, ragazzi, appena possiamo lo facciamo, quel lavoro qua. Allora, adesso ci dobbiamo scaricare le nostre noccioline e poi mi devo anche decidere ad andare a vendere un po' di roba, perché insomma, se vogliamo fare altri lavori. Ottimo, ottimo raga, ci siamo. Ok, perfetto. Allora, vediamo di scaricare. Le nostre noccioline, ragazzi, le nostre noccioline. Spettacolo. Eccole qua. Via. Andiamo nuovamente in campo a scaricare ancora il macchinario perché abbiamo ancora da scaricare. Devo dire, veramente ragazzi, è anche una bella sterzata, dai, non male, non male veramente. Piano, piano, piano. Massima velocità 45 km orari, ragazzi, ve lo dico. Ok, andiamo nuovamente sotto. Io volevo vedere un po' la texture, se riesco a salire, vediamo un po' se riesco a buttarmi dentro. Oh, ce l'abbiamo fatta, vediamo un po'. Vabbè, dai, sembrano quasi le vere noccioline, ragazzi, gli arachidi, neanche noccioline. Sono gli arachidi, quelli che noi comunemente chiamiamo i pistacci, ecco, almeno dalle mie parti li chiamano i pistacci, però sono gli arachidi. Non male come testo, dai, bellina anche questa testo. Ok, ragazzi, torniamo chiaramente nel nostro trattorino, andiamo a scaricare e poi riprendiamo a raccogliere. Vado a scaricare nuovamente, raga, così abbiamo il rimorchio vuoto per la prossima. Per il prossimo scarico che faremo dalla nostra
raccoglitrice. Niente, beh, chiaramente sì, sto arrivando, lì attraversa, no? Ci sta, raga, ci sta. Dunque, stasera brodino di pollo o di gallina, ecco, anche di pollo perché anche il gallo si è messo in mezzo. Bene, raga, ci siamo, scarichiamo anche questo. Bellissimo anche i freni a tamburo, chiaramente si sente il rumore di come raschiano le pastiglie nel tamburo. Le ganasce più che le pastiglie, perché il tamburo ha le ganasce. Allora, le pastiglie sono quelle dei dischi. Bene, raga, ci siamo. No, oh, che mi pigliasse poco culo. Non si fa. Non si fa, torno un po' più indietro, va? E che? Devi scaricare tutto. Oh, adesso sì. Via, torniamo in campo. Insomma, non male come trattorino, ragazzi. Dai, per fare questi lavoretti penso che vada più che bene. Perfetto, raga, ci risiamo. Via, si torna in campo, riprendiamo la raccolta. Boh, lo lasciamo anche qua, tanto non è un problema. Mi trasferisco nuovamente qua. Ok, chiudiamo il condotto perché per il momento non ci serve. E direi a sto punto di farla ripartire. Via ragazzi, si riparte con la raccolta. Tiriamo su le nostre noccioline. Ne abbiamo un po', ne abbiamo un bel po' di noccioline da raccogliere, ragazzi. Ragazzi, ho scelto di fare il gameplay in mattinata per il semplice fatto che pomeriggio lavoro, dunque ho detto mi porto avanti di mattina, così almeno un video per i ragazzi lo porto. Ecco, il discorso era quello, ragazzi, per portare almeno un video, così insomma, quando volete, quando avete piacere, andate a guardarvelo. Bene. Tiriamo. No, perché si è sceso? Non volevo scendere io, volevo tirare su la lama. Mi scusi, ragazzi, ve l'ho detto, brodino di pollo, di galline, perché insomma, ce li ho qua, non posso fare diversamente. Allora, magari, ecco, facciamo una roba del genere, raga, mi finisco questa parte qua. Così una parte del campo l'abbiamo già finita. Intanto è arrivata Giulia, raga. Ecco qua un salutino da parte di Giulia. Ciao Giulia, vuoi un po' di noccioline? Abbiamo noccioline a go-go. Sto tirando sugli arachidi, quelli che noi chiamiamo i pistacetti. Io adesso non so se qualcuno di voi li chiama come li chiamiamo noi, però giù in Sardegna da noi si usa chiamarli pistacetti. Bel campo, ragazzi, questo è un bel campo, bello grosso, dai, ho tirato su un bel campetto. Adesso mi faccio questa parte qua. Ecco,
Ecco, ripeto ragazzi, per chi non l'ha visto, sono partito con la nuova serie di ETS2, Euro Truck Simulator, dando, diciamo, priorità non solo al video e per mostrarvi chiaramente i mezzi che vado a usare, i trattori stradali che comunque sono bellissimi, ma dando un po' più peso le varie tipologie di rimorchio che andrò a usare. Ecco, sono partito col primo video dove vi ho portato il triplo, una sorta di triplo, farvi vedere un attimino come si può guidare, questioni di distanze nelle rotatorie, negli incroci, nelle strade strette, io le chiamo bretelle. Quando si esce dall'autostrada si sale in una bretella per andare magari in un'altra autostrada e così, eccetera, eccetera. Ecco, vedere un attimino come si può guidare. Chiaramente non mi fermerò lì, chiaramente andrò a portare altre tipologie di rimorchi perché ne ho un po' da farvi vedere e poi faremo anche delle strade un po' particolari. Facciamo un po' di tutto, ragazzi, e faremo un famoso salto anche nella famosissima cava che hanno un po' modificato con la nuova, diciamo, espansione 1.51. Insomma, vi porterò un po' di robe da vedere. Ecco, se qualcuno non l'ha ancora visto, ho pubblicato il primo video. Anche lì chiaramente mi aspetto, qualcuno mi ha ringraziato, qualcuno mi ha scritto, anche lo zio Bart, che anche lui è un grandissimo giocatore di ETS2, ragazzi, il nostro carissimo zio Bart, che saluto, ciao zio, insomma anche lui mi ha fatto i complimenti, se avete voglia ragazzi fate un salto a vedere anche quello. Ok raga, sto cercando di finire almeno una parte di campo così ci portiamo avanti. Pian pianetto. Abbiamo una bella raccolta da fare oggi, raga. E poi mi devo decidere a sistemare i campi perché sennò ragazzi veramente rischiamo di stare senza raccolti. E anche questa con i freni vedo che comunque va abbastanza bene. Vigliacci, se c'è un macchinario che frena, ragazzi. Si sono dimenticati di fare i freni, raga. Ok, via, si parte nuovamente. Sì, devo dedicare una puntata chiaramente a mettere a posto i campi entrambi e magari farne anche qualcun altro. Una puntata la dobbiamo dedicare, raga, vado laggiù anche perché insomma devo finire anche qua. Non sto a tirare sulla lama, raga, tanto siamo nuovamente pronti. Una puntata la devo anche dedicare a portare via tutti i bancali perché quelle piccole fabbrichette che abbiamo hanno buttato fuori i nostri bancalini, dunque mi devo decidere anche andare a venderli. Insomma, come vedete, le cose da fare ci sono anche qua sull'agronom, non solo alla cascina del latte. Che colgo l'occasione, ragazzi, colgo l'occasione per ringraziarvi ancora una volta, sull'episodio della cascina del latte che ho fatto con Giulia. Mamma mia, tante visualizzazioni, tanti like. Grazie di cuore da parte mia, chiaramente anche da parte di Giulia. Ci siamo divertiti, ci siamo fatti tante risate. E il bello di fare dei video, di fare delle live è soprattutto anche il divertimento, ragazzi, ci mancherebbe altro. Il troppo serio guasta, ragazzi, a parer mio. Poi chiaramente ognuno di noi è libero di fare e gestire i video come meglio crede, però io sono dell'idea che il troppo serio guasta,
Cioè, alla fine stiamo parlando di un gioco, non è che stiamo portando una roba, un progetto. È un gioco, ragazzi. No, aspetta. Così. È un gioco, dunque anche le risate fanno parte del gioco, il divertimento puro. Ci sta, ragazzi. Poi è chiaro, insomma, bisogna fare l'uno e l'altro. Però troppo, troppo serio. A me sinceramente i video troppi serie non mi divertono, non mi divertono per niente. Il voler fare troppo il tecnico quando si mettono a spiegare, cioè a me mi fanno ridere, basta ragazzi, non è, mi dispiace, ma è una roba così. Però chiaramente, ripeto, ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe altro. Bene raga, allora facciamo così, mi finisco questa zona qua, poi facciamo quel pezzettino là. No, il trattore, che l'ho appena affittato. Allora, perché io sbaglio sempre il pulsante, raga. Ecco ragazzi, tornando al nostro Fiat, fatemi sapere se secondo voi lo devo comprare, ce lo teniamo in farm, se secondo voi non va bene ne prendiamo un altro. Io comunque un altro trattorino lo devo prendere, perché non possiamo avere tutto sopra il groppone del povero Fiat 180-90. Dunque un altro trattorino mi farebbe molto piacere. Fatemi sapere nei commenti se questo lo otteniamo. Dai, seguo il vostro consiglio. Se la maggior parte mi dicono sì, Marci, tieni il trattore, io lo tengo. Lo teniamo, anche un trattore bellino, rappresenta comunque l'Italia, perché parliamo di un Fiat. E comunque la collaborazione tra Brasile e Italia è tantissima, ancora oggi. Dunque non sarebbe male avere quel trattorino lì qua. Via. Se mi fate sapere, se mi dite sì Marci tienilo, lo vado a acquistare. Tanto un trattorino lo dobbiamo portare, raga. Ok, allora facciamo l'ultimo pezzino, così poi dopo mi dedico al pezzo che c'è sopra. Passiamo la lama. Così già una parte di campo l'abbiamo finita, ci rimane l'altro pezzo. Ok, via, tiriamo sulla lama, andiamo subito fare l'altro pezzettino. Eccoci qua raga, ci siamo, ci siamo. Fermati, giù lama, via. Ti faccio anche sto pezzo qua. Insomma dai, una buona parte di campo ce la siamo sparati ragazzi. Le nostre noccioline stanno cominciando a diminuire in campo. Allora, aspetta un attimo. Ok, una piccola manovrina. Perfetto, via giù con la lama nuovamente, via. Pensavo riesco a farlo tutto, vediamo. Sì, dai, forse sì. Bene, 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 riesco a prenderla tutta ragazzi, ottimo, ottimo.
Ok, perfetto, questo l'abbiamo finito, raga. Adesso riparto da su nuovamente, tanto non siamo ancora carichi. Dunque riprendiamo da su. Ragazzi, rischio di fare strike con le galline. Purtroppo gli spazi sono quelli che sono, raga. Non si può fare niente, raga, freni non ne abbiamo, sto constatando che non abbiamo freni. Ok, si riparte, raga, facciamo sto pezzo, speriamo di riuscire a finirlo. Vediamo quanto tempo. Sì, non siamo neanche a un'ora, raga, 50 minuti adesso. Dunque un po' di tempo ce l'abbiamo ancora. Ottimo, ottimo raga, ottimo, perfetto, dai. Sembrava un progetto un po' così, ho detto, Madonna, tutti questi alberi, tutti questi cespugli, creare dei campi qua, boh, forse ho rischiato un po' troppo, e invece alla fine, raga, alla fine ce l'ho fatta. Siamo qua con i primi raccolti, dai, devo ancora finire pezzettino di campo che è quello che vedete sulla mia sinistra, lì andrò a creare un altro campo. Ecco, adesso incominciamo a fare la zona un po' più pericolosa, sperando di non ribaltarci con il macchinario, perché vedo veramente delle pendenze da paura. Però, ragazzi, qua siamo e qua dobbiamo lavorare. Ma devo dire che fino adesso, fino a questo momento qua, si è comportata benissimo, non posso dire niente, si è veramente comportata bene, raga. Adesso siamo nella zona del campo un po' più critica rispetto a dove stavamo lavorando poc'anzi. Devo abbassare nuovamente la lama. Ehi, vai giù. Ah, ecco. Ecco, l'importante è che il macchinario non si ribalti, poi se si mette un po' di fianco non fa niente, ma l'importante è che non vada a ribaltarsi. C'è stato un momento che lo stavo perdendo, raga. E d'altronde guardate dove stiamo lavorando. Boh, ci siamo. No, vabbè, dai, ancora un pochino. Però quasi quasi mi converrebbe scaricarlo adesso. Vabbè, siamo a 93, perché se dopo la giro troviamo il condotto dalla parte del raccolto e non va bene. Vabbè, al massimo guarda, finisco e la scarichiamo, ragazzi, finisco fino a su al bordo, tanto ci siamo, 97% raga. Ok, non sto neanche lì a fare la manovra, ragazzi, la scarichiamo addirittura. Allora, spendiamo un attimo, apriamo il condotto se non ricordo, no? No, ecco, sbaglio sempre il pulsante, ok, perfetto. Nel frattempo andiamo a prendere il nostro trattorino, eccolo qua, che mettiamo in moto.
Via. Andiamo, ragazzi, parte. Noccioline a go-go in questo video, ragazzi. Mamma mia, quante noccioline. Ok, via, scarichiamo il nostro raccolto. Bene, andiamo, raga. Andiamo a scaricare. Ok, via. Ci mettiamo in posizione di scarico. Boh, fermati, ci siamo. Ne abbiamo un po' da vendere, ne abbiamo un bel po', sicuramente anche col camion faremo qualche giretto in più, però intanto vediamo quanto ce le pagano. Vediamo un po', raga, una curiosità, volevo vedere un attimino quanto ce le pagano. Vediamo un po', allora andiamo qua e dobbiamo cercare gli arachidi, raga, dobbiamo cercare gli arachidi, vediamo se sono in discesa, se sono in salita, eccoli qua. No, no, ragazzi, sono... Allora, quello che ci paga di più, 1572, quello che ci paga di più è il Koama, Koamo. Che non so dov'è, vediamo, andiamo a vedere un po' se lo vedo in mappa. Vai su, vai su, vai su. No, che faccio qua? Allora, vediamo un po' se riesco a vedere dov'è. Ah, eccolo qua, anche abbastanza vicino, raga. È anche abbastanza vicino, vediamo un po'. Eccolo qua, raga. L'azienda dove devo venire a scaricare è questa, ragazzi. Questa qua. Eccoci qua, Coamo, eccolo qua, questa è l'azienda dove veniamo a scaricare. Beh, non siamo neanche tanto distanti, dai, perché se non sbaglio ci dovrebbe... Eccolo qua, vedete? Questo è il traliccio che ci porta direttamente al campo, dunque possiamo fare anche un giretto a venderla, non sarebbe male, ragazzi, non sarebbe male. Allora, facciamo una roba, ragazzi. Così proviamo anche il nostro camion. Fermo un attimino il raccolto, poi magari mi porto avanti io. Andiamo a vedere. No, però aspettate, prima devo spegnere. Allora, spegniamo anche questo. Proviamo ad andare a vendere un po' queste noccioline, ragazzi. No, il camion c'è, questo. Eccolo qua, anche questo. Questo è un camion che ho voluto scaricare per provare un po' a usare anche i camion. Adesso anche qua devo vedere un po' i pulsanti come sono, ragazzi, perché usando il volante devo gestirmi anche i pulsanti, però presumo che sia tutto uguale, in teoria dovrebbe essere. Vediamo se riesco a prendermi il cassone. Allora, proviamo a gestirla un po' così. No, no, allora questo non è, chiaramente no, dunque presumo che sia questo. No, non me lo fa muovere. No, questo non c'entra niente. E devo capire un attimino come si apre il gancio. Devo capire un attimino come si apre il gancio. Niente, non ce lo apre, raga. Ah, ok, forse ho capito. Dovevo solo spostare. Allora, avviciniamo qua. No. Disgraziato.
Niente raga, non riesco a aprire il gancio, devo capire, no, così no, vediamo un po', neanche così, è un bel problema, vediamo un po' se riesco a fare, cosa è successo? No, qua mi ha abbassato una ruota, ho sentito un movimento, eh sì, mi abbassa le ruote così, esatto, così mi abbassa le ruote, no, così no, così no. No, questi sono i fari, clacson, qui spegniamo. Raga, non ne vuol sapere di aprire. Niente. Ragazzi, sono costretto, vediamo se riesco a fare una roba del genere. No, neanche così. Allora, aspettate un attimo, facciamo una roba, raga. Ok, vediamo se riusciamo. Dunque, però devo uscire da questa. Sì, devo uscire. Ma scusa un attimo. Oh, ce l'abbiamo fatta, vediamo un po'. No, è sempre la ruota, raga, è sempre la ruota. Vediamo un po'. No, neanche. Vabbè, raga, facciamo un discorso del genere, perché sennò stiamo qua tutta la mattina. Un attimo, arrivo subito. Ecco, così facciamo prima. No, neanche così. Boh, basta raga. Sta arrivando il gancio. Purtroppo raga, col volante devo un attimino capire la pulsantiera perché non lo uso quasi mai su farm. Io uso il volante su Euro Truck e basta. Allora, ti diamo via il discorso qua. Ok. Ci agganciamo un attimino il discorso del rimorchio, del cassone più che altro. Magari vado anche un pelino indietro. Eh sì. Ok. Ah. Ancora. Boh. Bene raga, dai, lo tiriamo su. Aspetta che mi addrizzo, chiaramente qua con le pendenze, raga, dobbiamo fare un po' buon viso a cattivo gioco a buon viso, fate voi. Sì, ora che sistema il cassone, ragazzi, faccio tempo a fare altro video, un po' lentino, eh. Buona, ci siamo. Allora, proviamo a caricare il nostro camion. Così andiamo, diciamo, a provare a fare una vendita di noccioline. Allora, vediamo un po' le noccioline dove ce le abbiamo. Devo cercare un attimo le noccioline, raga, perché sennò ce la posso fare. Un tarlo basto, mamma mia, che... Eccole qua. Allora, 50.000 litri ne abbiamo, raga. Vediamo. Non ci stanno, eh. Non penso che ci stiano tutte. Buona, raga. Io direi di andare. Andiamo a vedere un attimino quanto ce le pagano. 24.000 litri ne abbiamo. Ah! Mamma mia, per un momento pensavo di ribaltarmi, ragazzi, veramente.
Allora, io adesso devo ricordarmi, ce la fa il nostro camion? Non dirmi che non ce la fai. La miseria, dai! Dai, 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 che ce la fa, dai, che ce la fa. Mamma mia, ragazzi, che... Ma io c'ho una freccia accesa. Oh, va, l'ho spenta. Evitiamo di ribaltarci, mi raccomando. Andiamo a vendere le nostre noccioline, raga, così vediamo 24.000 litri cosa ce le paga, per avere più o meno un'idea. Allora, io devo uscire qua perché dobbiamo in pratica andare verso il traliccio, non so se lo vedete già là in fondo. Oh. Ragazzi, io ho paura di non arrivarci di là. No, dai, ce la facciamo. Eccolo là, quello è il traliccio. Punto di riferimento. Andiamo un po' dentro, questo è il nostro camion, raga, veramente del 15-18, l'ho scelto apposta, però bello, dai, ci sta. Eccolo qua, il nostro camionetto. Un po' deboluccio devo dire di motore, non è questo gran motore, però insomma, ragazzi, non è che ogni volta devo avere chissà che cosa. Ma abbiamo una ruota giù? Una ruota su? No, allora aspetta, abbassiamo la ruota perché siamo carichi. Allora, andiamo qua. Ah, ok, eccola qua, abbassata. Buona. Più che altro per essere un po' più stabili, ragazzi, ma a livello di motore non cambia niente. Vediamo, vediamo. Ecco, anche qua vi metto il discorso, lo teniamo perché anche questo è in affitto, ragazzi, fatemi sapere se è il caso di tenerlo o lo vendiamo, ne prendiamo un altro, se avete qualche camion da consigliarmi, però ragazzi, mi raccomando, camion che si addice un po' al contesto di questa mappa, ecco, non buttate fuori camion di ultima generazione, non buttate fuori camion, ecco, un camion tipo questo che sia un po', che faccia un po' bandan con la mappa, ragazzi, ecco, quello volevo dire. Siamo in territorio brasiliano, dunque insomma questi camion qua così sono un po' di casa. Io stavo andando dritto, torniamo indietro perché devo entrare qua. Accendiamo anche le luci. Ecco eccoci qua. Perfetto. Si fa veramente fatica, ragazzi, fa veramente fatica a muoversi. Poi dopo si riprende, poi dopo si prende. Ma se non sbaglio ci si può vedere anche, vediamo un po', se non mi ricordo male. No, queste sono le frecce. C'era il discorso che si poteva aprire il cofano, raga, se non mi ricordo male. Eccolo qua, guardate il motore, raga, guardate il motore. E siamo ancora con quei motori di una volta, raga. Via, andiamo a scaricare. Allora, vediamo un po' 24.000 litri di noccioline, dei famosi arachidi. Aspetta, perché non mi fai scaricare? Se mi dice che le dobbiamo vendere qua. Oh mamma. Allora, qua non me le fa scaricare, scusa, se mi dici qua di vendere, perché non me le fai scaricare, fammi capire. Forse quello al contrario, vediamo un po', proviamo quello al contrario.
magari è la parte opposta che ci fa vendere, vediamo un po'. Perché mi manda qua a venderle. Sì, veramente, no, ragazzi, non sto neanche a farvi la domanda, lo cambiamo, perché veramente non so se ha problemi la mod in sé o se è proprio il camion fatto così. Oh, bella, raga, non ce la fa vendere. Cioè, ci fa venire qua, non ce la fa vendere. Forse non è questo il trigger. Io trigger qua non ne vedo altri, a meno che non ci sia qualcosa qua dietro. Vado un attimino a vedere, raga, se non ci sia qualcosa qua, per caso trigger. No, qua non c'è niente. Non penso che sia qua sopra, anche perché questa penso che sia una pesa, raga. Più che altro è una pesa questa. Eh sì, è la pesa questa. Ragazzi, non lo so perché non me lo fa vendere. Non riesco a capire il perché non me lo fa vendere. C'è da toccare qualcosa qua? No. Cioè, in teoria dovremmo venderlo qua. In pratica, no. Non so il perché, ragazzi, un po' di problemini. Adesso non vorrei che sia la mod che mi crea questi problemi. Non vorrei che sia la mod che mi crea questi problemi, però. Perché è probabile che magari sia anche la mod, eh? Non è detto che non sia la mod. Vediamo un po'. Riprovo a rimettermi così, raga. Almeno che non devo schiacciare quello là per scaricare, ma insomma, non penso. Allora, se lo metto così, niente. Se lo metto così, niente. Se lo metto così, lo stesso, lo scarico. Scusa un attimo, io qua se schiaccio non cambia niente. No, ragazzi, non mi fa scaricare, non mi fa scaricare, non riesco a capire il perché. Vabbè, pace e amen. A sto punto non vorrei che sia un problema di mod, perché no. Qualsiasi modo lo metto, come vedete sto cambiando, non mi scarica proprio, non so perché. Eppure il punto vendita è questo. Facciamo una piccola prova, ragazzi. Facciamo una piccola prova. Lasciamo un attimo il camion qua. Lascio un attimo il camion qua. Torno in campo. Andiamo a prendere questo, il nostro trattorino. Vado a scaricare, il trattorino. Vado a scaricare il macchinario. E vediamo se magari con il rimorchio della Bossini riusciamo a scaricare, perché allora vuol dire che la mod che è buggata, ragazzi. Allora, scarichiamo tanto un po'. È una prova che facciamo, raga. Ah, devo accendere questa, è vero. Ok. Facciamo sta prova, perché magari è il camion e la mod che non va bene, raga, può essere. Può essere, magari è una mod che non hanno messo a posto. Sì, vabbè, perché ho spento. Ok, facciamo un salto con questo, andiamo a fare questa prova. Perché insomma mi dice di andare a scaricare là, ragazzi, non è che devo fare chissà che cosa. Andiamo a vedere se questo ce lo fa scaricare. Se con questo scarichiamo, allora vuol dire che è la mod che non va bene, raga. Dunque devo tirarla via e cambiarla.
anche il fatto che comunque vada così piano non me la conta giusta, ragazzi, perché insomma va bene che potrebbe essere basso di cilindrata, però insomma anche a spuntare ci mette una cifra, ragazzi. Dunque mi viene da pensare che non sia una mod un po' così, probabilmente non sono stati accurati i test che dovevano fare e l'hanno buttata fuori così, però vabbè, può capitare, ragazzi, ci mancherebbe. Allora andiamo a vedere con il nostro trattorino se riusciamo, non c'è nessuno, se il problema sussiste o magari riusciamo anche a risolverlo, vediamo un po'. Ragazzi, è la mod, vedete? Vedete che io riesco a scaricare qua? Guardate qua. È la mod che non funziona. Il trigger non ha niente, o magari sono venuto troppo avanti io, può essere. Riproviamo anche col cambio, magari ho sbagliato io, sono venuto troppo avanti. È perché la griglia è qua all'inizio, la griglia. Allora, comunque trigger funziona, problemi non ne ha. Adesso riprovo col camion, raga, vediamo un attimino. Riproviamo col nostro camion. Andiamo verso la griglia, vediamo un attimino. Magari sono io che ho sbagliato, sono venuto troppo avanti. Ecco, stiamo dietro qua nella griglia. Ah, ecco, il problema era mio, ragazzi, il problema era mio, andavo troppo avanti. Dunque funziona anche il camion. Pardon, colpa mia, ragazzi, colpa mia. Allora vediamo 24.000 litri di noccioline e quanto ce li paga, e tanti soldi stanno arrivando. Colpa mia, chiedo scusa, ragazzi, andavo troppo avanti. €37.000, non male, ragazzi, non male, dai, 24.000 litri, €37.000, non male. Perfetto, ragazzi, era solo colpa mia, il camion funzionava benissimo, sì, un po' basso di cilindrata, però insomma, ci sta, raga, dai. Il camion non aveva niente, ero io che andavo troppo avanti nello scarico e chiaramente lui non leggeva il trigger, poverino. Va bene, problema risolto, raga, problema risolto. Ok, torniamo col nostro trattorino in campo, abbiamo ancora un po' di tempo, riesco io a girarmi, mi sono messo proprio, no, però c'ha un bello sterzo sto trattorino qua, c'ha veramente un bello sterzo, ragazzi, poi il camion verrò a prenderlo. Ok, perfetto, problema risolto, ragazzi, nessun problema. È stata colpa mia, sono andato troppo avanti, chiaramente lui poverino non leggeva il trigger. Via, si torna in campo, comunque le noccioline non male, raga. Non male le nostre noccioline. Eccolo qua il nostro trattorino. Non male, bellina, anche la tavoletta dietro, questo sta a indicare, ragazzi, che è veramente antico come trattore, ci sta adattato, però bellino, molto bellino. Ok, torniamo in campo perché comunque siamo qua che stiamo lavorando, raga.
Eccoci qua. Ragazzi, c'ho ancora a disposizione 10 minuti. Dai, facciamo ancora 10 minuti e poi faccio i saluti. Allora, problema l'avevamo risolto. Chiudiamo il condotto. Mi giro un attimino, raga, e facciamo nuovamente la manovra. Via, si riparte nuovamente, ragazzi, con le nostre noccioline, gli arachidi. Ho sbagliato io, ragazzi, vi chiedo scusa, ho sbagliato io, andavo troppo avanti con il camion, chiaramente lui poverino non leggeva il trigger, però ecco un problema che abbiamo risolto, dai, ci sta a sbagliare, ci sta, ragazzi, perdonatemi. Comunque, ragazzi, io vi metto... Vi faccio la domanda lo stesso, tutti e due, sia per il trattore sia per il camion, fatemi sapere cosa fareste voi. Se tenerli, se non tenerli. Io il trattorino lo terrei, il camion magari ci abbiamo anche qualche altra cosa, non dico di no. Io ho voluto provare questo, vedere un attimino questo, però insomma, dai, anche voi datemi qualche suggerimento, qualche cosa anche bellina da scaricare, qualche camion brasiliano, vediamo un po'. Ecco, cerchiamo di tenere il contesto brasilero, ragazzi, visto che siamo in una mappa sudamericana. Ecco, siamo sulla parte critica del campo. Però che dire ragazzi, ecco la lama come vedete è un po' storta. Non posso dire niente, il macchinario lavora bene comunque, dai. Ok, ci siamo raga, via si riparte. Quasi quasi mi faccio sto pezzettino qua. Così mano a mano andiamo verso su. Sì, non sto neanche lì a fare manovra, raga. Facciamo una retromarcia veloce. E si riparte. Ok, perfetto, sto pezzettino ce lo siamo sparati velocemente. Tiriamo via questo. No, oh, no, perché l'ho spenta? Perché ho spento tutto? Ok, riparti. Vai anche qua. Quella non riusciamo a prenderla, siamo un po' troppo. Vediamo così. La prende? No, è proprio non ne vuol sapere, mi sa, raga. No, l'ha presa, dai, l'ha presa, raga, l'ha presa, l'ha presa. Mamma mia, ragazzi. È veramente, non è facile tenere dritto il macchinario in questa zona del campo, però ecco, dai, il peggio è passato. Comunque non è male neanche 24.000 litri, 40.000, quasi 40.000 euro, ragazzi, voglio dire, non è male, dai, come guadagno. Non è male.
Boh, ragazzi, facciamo un altro passaggio e poi mi fermo, così facciamo i saluti. Oggi ci siamo dedicati alla raccolta degli arachidi, ragazzi. Faccio ancora un passaggetto verso giù e poi mi fermo, ragazzi. Ok, ci siamo. Allora, facciamo così, ragazzi. Spengo tutto qua, vado a prendere il camion così lo riporto in azienda. Comunque non ha nessun problema, ragazzi, funziona. È un po' basso come cilindrata, fa un po' fatica, però insomma il suo lavoro lo fa, dai. Lo porto nuovamente in azienda. Ecco, è scarrabile, c'ha la cosa bella che possiamo mettere anche la pedana. Io più che altro l'avevo portato per avere sia un cassone a disposizione che allo stesso momento anche la pedana per andare a vendere i bancali. Ecco, mi darebbe l'opportunità di andare a caricare i bancali sulla pedana mobile e chiaramente andare a vendere i bancali. Eccoci qua, ci siamo nuovamente, entriamo anche in campo. Ok, perfetto ragazzi, è quello che volevo fare, le metto vicino così. Ecco, queste sono le due mod che ho voluto portare oggi. Guardate qua, uno questo camioncino qua, chiaramente scarrabile con il cassone, e l'altro è questo trattorino qua, che è bellissimo come trattore, è un po' meno realistico, nel senso che 250 cavalli chiaramente non è tanto realistico, sono trattori datati, massimo io penso 90-100 cavalli, non di più. Ecco, forse anche troppo. Però vabbè, al di là di questo, che a me i 250 cavalli, ripeto, mi fanno piacere perché in un contesto, come vedete, sali e scendi, insomma, avere cavalli non è male. Guardiamo il trattore in sé, lasciando un attimino a parte la cavalleria, guardiamo il trattore in sé, ditemi se tenerlo o no. E poi questo camion qua, che ci dà la possibilità, volendo, essendo uno scarrabile, di andare a agganciare anche, chiaramente ve la faccio vedere, ce l'ho qua, questa pedana qua, che andando a mettere questa pedana qua non solo posso andare a trasportare mezzi, perché vedete c'è il discorso dove vengono appoggiate le ruote dei mezzi, ma potrei anche caricare i bancali per portarli via. Dai ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa, se tenerle in farm oppure datemi qualche consiglio se poterle cambiare o usare qualche altro mezzo. Insomma, è chiaro che là dove voi mi consigliate la cosa si può fare, io cambio e porto. Mi piacerebbe tenere questo trattorino qua, però insomma, sento anche il vostro parere, così ci portiamo avanti. Ragazzi, sperando che anche questo video vi sia di vostro gradimento quando andate a vederlo. Niente, noi ci sentiamo nei commenti, continuate sempre a iscrivervi nel canale, così chiaramente come sempre mi aiutate a farlo crescere. Noi andiamo avanti sia in entrambe le mappe, sia l'Agro Nord che la Brzda, che sarebbe la cascina del latte, la mappa polacca, e adesso ho aggiunto la nuova serie di ETS. Ragazzi, un abbraccio da Marcello Gaming 68, noi ci sentiamo alla prossima, buona giornata a tutti, ciao raga, alla prossima, ciao ciao!